Buon pranzo, capocce rossonere, buon pranzo a tutti, ben ritrovati in questo nuovo video. Ragazzi, mi raccomando, prima di cominciare, la formuletta è sempre la stessa. Like al video, commentate, condividetelo con gli amici, ma soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati con i futuri contenuti della vostra capoccia del cuore. Allora, ragazzi, oggi un video molto veloce perché praticamente si è delineato dai nomi che si sono fatti quello che sarà il grande acquisto della prossima sessione estiva del Milan. Un acquisto che difficilmente, visto i tanti infortuni e visto anche i soldi che si andranno a spendere in questo reparto, potrà essere anticipato nella finestra di gennaio, ma sicuramente, come ormai tutti i milanisti sanno, il grande acquisto della prossima sessione estiva di calciomercato sarà la punta. E che punta? In un video precedente di qualche giorno fa ho praticamente sono andato a descrivere quello che sarà il profilo. Sarà sicuramente un giocatore futuribile. Dalle parole di uno dei nostri nuovi manager che ha praticamente pronunciato poche settimane fa ad un'intervista della Gazzetta dello Sport, sarà un giocatore che diventerà con la nostra maglia una stella. E sarà un calciatore sin da subito pronto, ma come ho detto inizialmente, giovane. Praticamente la selezione è stata fatta, sono rimasti tre nomi, escludendo purtroppo il mio preferito che era Benjamin Sesko, giocatore che abbiamo avuto contro nel Salisburgo, giocatore veramente, veramente fortissimo. L'ho anche visto anche contro il Chelsea, ha fatto una partita meravigliosa, giocatore giovanissimo ma già pronto, ha tutto, velocità, sembra veramente il primo Fernando Torres, ancora più fisico. Sono rimasti tre nomi in lizza. Il primo nome Højlund, giocatore comprato, prelevato quest'estate dall'Atalanta per 17 milioni, un calciatore giovane che ha subito avuto un ottimo impatto in Serie A, classe 2003, un gol e un assist per lui in quattro partite giocate. Un giocatore sicuramente che ha tutto per sfondare, ma è ancora molto ma molto giovane, con poca esperienza, quindi ci andrei piano su di lui. Il secondo nome monitorato è Kudus dell'Ajax, giocatore, ragazzi, che non è proprio una punta perché è nato centrocampista, si è spostato sull'esterno quest'anno per necessità, è stato messo punta e sta praticamente facendo il fenomeno, andando a evidenziare e far vedere prestazioni mostruose a tutti gli osservatori d'Europa. L'ultimo nome, ragazzi, che è quello che io caldeggio con tutto me stesso, sarà difficile andare a trattarlo e strapparlo dal Chelsea, ma non impossibile visti gli ottimi rapporti delle due proprietà americane, è lui. Broja o Broja, non so come si pronuncia esattamente, un colosso di 1,90 m, veloce, completo, giocatore albanese che ha fatto l'anno scorso una buona stagione a Southampton, dove si alternava tra la titolarità e la panchina. Quest'anno al Chelsea ancora non ha segnato, ma sta facendo vedere cose buone anche perché entra quasi sempre dalla panchina. Ragazzi, un classe 2001, secondo me il giocatore è perfetto, il giocatore ideale. La punta sarà acquistata e, come ho detto, sarà il diamante della nostra prossima campagna acquisti, perché sicuramente io credo che Ibra non rimarrà, sicuramente lui quest'anno vorrà tornare, vorrà segnare il gol più anziano di sempre nella storia della Champions, ma l'anno prossimo magari rimarrà in dirigenza, ma sicuramente non come giocatore. E a questo punto bisogna vedere il rendimento, vediamo cosa farà Origi da qua a fine anno, ma lui, uno tra Origi e Giroud, non rimarrà sicuramente. E magari se floppa completamente la stagione o il Milan si rende conto che Ricci ha troppi problemi fisici, potrebbe essere lui il sacrificato. Però sicuramente al Milan serve una punta. Tenete presente che la nostra proprietà sta lavorando molto bene con le punte. Lazetic sta crescendo di partita in partita, segna con la primavera e ha segnato con l'Under 21, ha fatto un ottimo gol di pregevole fattura di destro al volo. Quindi il Milan ci tiene tanto ai suoi bomberini, come Lazetic, anche Colombo, anche su Colombo è stato costruito un piano di crescita con vari prestiti a difficoltà crescente, così come è stato con Pobega, che è passato da Pordenone, è passato da Spezia, per poi andare l'ultimo anno a fare praticamente un master da Juric a Torino e rientrare abile e arruolabile nel Milan. Diciamo che questo piano idealmente c'è su ogni giocatore, poi ovviamente ci sono quei giovani che rispettano i gradini di crescita, che
di step necessari per poi entrare dalla porta principale a Milanello, al Milan ovviamente, e ci sono quei giocatori che magari per infortuni, per non uno sviluppo mentale e di personalità adeguato, magari hanno ottime proprietà tecniche, ma non riescono poi ad imporsi in una grande squadra. Niente ragazzi, praticamente il video finisce qui. Secondo me il Milan l'anno prossimo vorrà tenersi Giroud, avere una punta molto ma molto giovane all'occorrenza e perché no, la terza punta potrà essere, se dimostrerà Origi o magari ancora un altro profilo, sempre giovane, magari un giovane che accetta la panchina, che vorrà crescere, magari Lazidic o chi per lui. Credo che i piani siano questi. Fatemi sapere cosa ne pensate dei nomi, di questi tre nomi che si stanno praticamente in questi mesi contendendo la prossima maglia da punta centrale del Milan. Fatemi sapere se li conoscete, se non li conoscete, se li apprezzate e così via. Mi raccomando, condividete il video con gli amici, ragazzi, iscrivetevi. Raggiungiamo i 1000 iscritti prima di Capodanno. Detto questo, ragazzi, il video finisce qui. Ci vediamo prossimamente con un nuovo contenuto.